Anche quest'anno i ragazzi del Vittorio Veneto Film Festival approdano alla 68esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con tante novità che vi racconteremo in questo cinegiornale. Buona visione! Per la prima volta il Vittorio Veneto Film Festival è stato invitato dalla Mostra del Cinema di Venezia a selezionare una giuria di giovani ragazzi che decreteranno il loro film preferito. Come ti sembra questa esperienza da giovane giurata? È un'esperienza molto positiva che dà l'opportunità a tutti i giovani ragazzi di provare esperienze nuove, come guardare i film insieme a personaggi molto importanti. E è anche molto bello perché in 68 anni non è mai capitata una cosa del genere che dei minorenni potessero assistere al Festival del Cinema di Venezia. Finora mi è piaciuto moltissimo, è stata un'ottima esperienza, anche perché ho avuto la possibilità di vedere film che non avrei conosciuto, magari visto da solo. Durante la mostra è possibile conoscere autorevoli giornalisti che ci parlano di cinema. Cosa ne pensi del cinema di Venezia? Penso che sia il più importante kermesse cinematografica italiana popolare nel mondo. Ritengo che sia un'ottima occasione per tanti giovani artisti e giornalisti come te per venire a avvicinare i più qualificati autori, registi, produttori internazionali. Penso che sia una di quelle occasioni italiane da valorizzare sempre più in un paese invece che sembra perdere di vista quelli che sono i suoi punti di riferimento, le sue certezze. A chi dedicherebbe la prossima copertina di Chuck? Il personaggio più forte è sicuramente Michael Fassbender o Michel Fassbender, come dire si voglia. In realtà è una ipotesi questa che faccio ideale, perché non metterei mai un personaggio così ancora non riconoscibile dal grande pubblico su una copertina, però mi sembra quello più forte oggi sulla scena. I momenti più interessanti della nostra partecipazione al festival sono gli incontri con gli artisti. What do you think about this festival? Great, very great. I love Venice Film Festival. Yeah. Pensa che questo festival sia grandioso e che darà una buonissima opportunità per il suo film. Ci ringrazia per l'intervista. Che consiglio può dare a chi vuole intraprendere questa carriera di attrice? Ma insomma, il consiglio è di avere tanta forza di volontà, di studiare, perché bisogna studiare come tutti i mestieri, insomma, bisogna prepararsi. E di avere tanta forza, le spalle belle forti, perché il mestiere è duro perché non sai mai che cosa sarà di te. Come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai e quindi si ricomincia sempre un po' da capo. Come nasce il suo film? Ma guarda, in genere i film nascono da soli, nel senso che, come dire, accadono delle cose per cui un eventuale autore poi viene catturato da queste cose misteriose, possono essere un albero agitato o lo sguardo di una persona, ecco, e magari da un dettaglio apparentemente insignificante, magari addirittura banale, improvvisamente, se c'è dentro il mistero della poesia, questo comincia a crescere fino a quando tu ti accorgi di aver dentro questo tormento che, se non fai un film, un quadro, o non racconti un libro, non riesci più a vivere. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. E dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è tutto. L'appuntamento è alla prossima puntata. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar.